Oggi ragazzi siamo in laboratorio e mi avete chiesto in tanti come poter realizzare un alimentatore da laboratorio economico. Io ho trovato una soluzione che comunque utilizzo da tanto tempo. La soluzione ragazzi è quella di utilizzare uno di questi. Io ho preso questo come esempio, è un DC-DC converter con possibilità di regolazione corrente e tensione di uscita tramite questi due trimmerini. In più ovviamente devo avere una sorta di display, un qualcosa dove poter andare a leggere in tempo reale le tensioni di uscita. Utilizzerò questo, è un voltmetro più amperometro. Entrambi sotto lascio i link se li vuoi andare ad acquistare. E allora, per far funzionare il tutto, io sfrutto il mio alimentatore da laboratorio, questo qui che è costruito sempre da me. Tensione massima in questo momento una ventina di volt, però con un trasformatore differente può arrivare anche ad oltre 30 volt. E allora io vado a connettere. Intanto mi sono messo questi due cavi che sono i cavi di ingresso alla scheda. Questo è polo positivo e questo è polo negativo. Perfetto. Ho utilizzato due rossi ragazzi semplicemente per che me li trovavo ecco sul tavolino, perché se no dovevo andare a utilizzare uno rosso e uno nero. Ok, do alimentazione. Parte il LED blu, perfetto. Questo vuol dire che la scheda è correttamente alimentata. Il ruoto verso di me e vado a installare il voltmetro. Il voltmetro ha tre fili piccoli più due grandi. Cosa vuol dire? Che questo sarà intanto è suddiviso internamente in due, perché una parte ti calcola i volt, l'altra gli ampere. Questi tre fili sono alimentazione del tutto più i volt, e questa invece è la corrente. Perfetto. Andiamo a cablare questo e vado a mettere polo negativo e lo metto qui. Allora ragazzi, ora abbiamo filo giallo e filo rosso. Filo rosso è il filo di alimentazione. Questo filo mi alimenterà tutto il circuito, perciò vado a cablarlo. Ok, e già il tutto si è acceso. Non legge nulla, mi dà 00000. Perché? Perché il giallo è il filo di lettura a voltaggio e questi sono quelli di lettura amperaggio. Se io vado ora a cablare il giallo sul positivo, lui mi dà 12,8 volt. Perfetto. Se io lo stacco non legge nulla, perciò io in questo momento ragazzi questi due me li metto in parallelo nell'uscita. Perfetto, ok, e ho i miei 12,8 volt in corrente continua. Se io vado a fare gioco qui, vado a ruotare il mio trimmer, cosa succede? Innanzitutto uno è della corrente e uno abbiamo detto che è del voltaggio, e questo qui è del voltaggio, vedi? Scende 10, 9, 8, 7, 6, 5. Per esempio devo creare un alimentatore da 5 volt e faccio 5 volt. Che poi ragazzi, un consiglio che posso darvi: controllate sempre con un multimetro i valori di tensione, perché tante volte sono sballati quelli che vi indica il display. Dietro ha due trimmerini, 1 e 2, e grazie a questi puoi fare degli aggiustamenti della sensibilità, perciò puoi diciamo andarlo a pareggiare a livello del tuo multimetro, che ovviamente il multimetro è sempre più preciso di questo.
Allora, qui vado a disegnare 1 e 2, ok? Qua ci sono i volt, qua ci sono gli ampere, perfetto. E allora, come va, ragazzi? Questo è l'alimentatore, questo qui, o meglio, questo è il DC, perfetto, che mi può giostrare più tensioni, da un tot a tot. Per esempio, da 0 fino a 30 volt, polo positivo, polo negativo, ok. Il due cavi dell'ampere, questo, dell'amperometro, che è qui, amperometro digitale, vanno cablati così, 1 e 2, ok. Qui va, per esempio, la mia lampada. La disegniamo come una resistenza, perché alla fine una lampada alogena è una resistenza. Mettiamo 50 watt, perfetto. Il polo positivo invece, ragazzi, va diretto alla mia lampada. Andiamo a disegnare anche i tre cavi, 1, 2 e 3, perfetto, e faccio due insieme congiunti, vanno sul polo positivo, e uno è il polo negativo di alimentazione. Perciò questo alla fin fine è il circuito, molto ma molto semplice. In ingresso al DC, questo qui, tu dovrai andare a mettere un trasformatore, può essere un 12 volt, 24 volt, 36 volt, in base alle caratteristiche tecniche di questo, perché la sua scheda tecnica ti impone di utilizzare una tensione d'ingresso che va da un range a un altro, a un massimo, ecco, da un minimo a un massimo. Non andare mai a utilizzare alimentatori non consoni per l'utilizzo del tuo DC converter. Esistono in commercio tanti modelli di questi, come anche di questi. Io ti faccio vedere questi perché sono i più economici, con la quale potrai andare a realizzare un circuito semplice per andare a creare un alimentatore da laboratorio semplice e compatto. Ti ricordo, per gli appassionati della tecnologia, del fai da te, delle batterie litio, del mio corso Power War Maker, che è il corso dedicato agli interessati a costruire gruppi di accumulo. Poi c'è anche il corso Battery Maker, è il corso dedicato a batterie litio, però applicate all'automotive, per esempio micromobilità, scooter elettrici, micro auto elettriche, go-kart elettriche, elettro utensili, perfetto. Se sei interessato a studiare anche tu questa tecnologia, sotto hai tutti i link in descrizione. Ti aspetto nella mia classe studio. Ciao e al prossimo video.